Anche a Chieti questa mattina le celebrazioni della Festa della Repubblica, cerimonia ufficiale organizzata dalla prefettura con l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti della Villa Comunale da parte del prefetto Armando Forgione. Prefetto, 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica in un momento anche quest'anno molto particolare. Diciamo intanto che l'abbiamo potuta festeggiare qui, onorare questa festa nel modo dovuto, anche se non completo, ma nel modo dovuto. Perché io penso che la partecipazione di tutte le associazioni, militari e non combattenti e non sia una partecipazione sentita. Avevamo ristretto quanto più possibile e qualcuno ci è rimasto male ed è venuto comunque. E io l'ho ringraziato perché questo è il senso di questa festa. La festa di È la tutti. festa di tutti, è questo che deve passare come messaggio. Non è una festa di parte, ma è una festa di tutti ed è la festa principale della nostra Repubblica. Comunque è un momento molto, ma molto suggestivo, profondo direi. Profondo perché ci sono i valori più importanti, quelli per i quali i nostri genitori, nonni, si sono battuti perché si potesse affermare un principio essenziale che attraverso la Repubblica Italiana il concetto della democrazia, quindi della partecipazione di tutti i cittadini a quelle che sono le attività pubbliche per l'evoluzione e la crescita del nostro paese. Oggi sono state delle belle notizie, se avete sentito le notizie di oggi, il PIL che va oltre le aspettative, quindi cresce oltre le aspettative, la pandemia che sta arretrando. Viviamo di queste belle notizie, ogni tanto parliamo delle belle cose, no? Non ci, come dire, autocommiseriamo, ecco, io penso che la festa della Repubblica sia anche questo. Ringraziando ovviamente tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di queste cose, perché dietro c'è un lavoro oscuro di tante tante persone, parlo dell'ambiente sanitario, dell'ambiente delle istituzioni, perché qui i sindaci dei comuni che sono poi l'essenza, lo snodo attraverso il quale le emergenze in Italia vengono gestite anche sotto l'egida delle prefetture, ecco. La nomino solo per questo motivo, ma senza sentirmi né protagonista né, voglio dire, attore principale, anzi, al servizio di tutti.